Il paradiso delle signore, tutto su Chiara Russo, l'attrice che interpreta Maria Puglisi. Uno dei volti più importanti del Paradiso delle Signore, soprattutto in questa settima stagione, è sicuramente Maria Puglisi. Quest'ultima, dopo l'addio di Rocco, sta acquisendo un ruolo sempre più importante, anche perché sta mettendo a punto il suo talento di stilista. L'attrice che la interpreta è Chiara Russo. Ecco che cosa c'è da sapere su di lei. Maria Puglisi è uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore. Quest'ultima è sempre di più al centro delle trame, in questa settima stagione, perché vittima del complotto di Flora che, resasi conto del suo talento come stilista, sta cercando in tutti i modi di sabotarla, con l'aiuto di Umberto. Maria aveva anche attraversato un periodo difficile, dopo l'addio di Rocco, che avrebbe dovuto sposare, ma lui si è innamorato di una ragazza, conosciuta a Roma. A vestire i panni di questa amata protagonista è la giovane Chiara Russo. Quest'ultima è un'attrice nata a Palermo, il 3 settembre 1994, e fin da piccola ha dimostrato la sua inclinazione per le discipline artistiche, ed in seguito anche per la recitazione. Chiara ha debuttato in tempi piuttosto recenti, nel 2017, in cui ha preso parte al film L'ora legale, al fianco di Ficarra e Picone. Un debutto sicuramente non trascurabile, che le ha fatto guadagnare un bel po' di popolarità. Nel 2018 la Russo ha sbarcato in Rai prendendo parte alla fiction Il Cacciatore, nella quale ha interpretato Aurora Mazza. Alla fine del 2019 ha ottenuto il ruolo di Maria Puglisi, nel Paradiso delle Signore, e subito sono iniziate le vicissitudini che l'hanno vista protagonista nella Famiglia Amato. Agnese pensava che Maria fosse la ragazza giusta per Rocco, ma la famiglia di lei ha sempre causato problemi e cercato di ostacolare la relazione, fino alla conclusione infelice di questa storia d'amore che aveva appassionato il pubblico. Al di là della sua carriera come attrice, che sicuramente sarà ancora molto lunga, Chiara Russo ha anche altre passioni e altri talenti. Fin da piccola ha infatti messo a frutto il suo amore per il canto, che l'ha fatta diventare soprano, per il coro delle voci bianche al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Al momento Chiara non fa più parte di questo conservatorio, ma ha tanti altri interessi, come per esempio il pattinaggio sulle rotelle. Si tratta indiscutibilmente di una sua passione, ma la Russo non l'ha mai trasformata in un lavoro o in uno sport da fare a livello agonistico. Un ruolo centrale nella vita dell'attrice è anche la religione. Chiara Russo è una fervente religiosa e proprio per questo motivo ha deciso di partecipare qualche anno fa al Cammino di Santiago. Come ha dichiarato in occasione di svariate interviste, si è trattato di un momento molto importante della sua vita che l'ha resa felice e l'ha cambiata. Chiara Russo è anche brava a parlare le lingue ed infatti conosce molto bene e parla fluentemente sia l'inglese sia il francese. Si sa poco della sua vita privata, infatti l'interprete di Maria Puglisi non ha mai voluto far sapere né attraverso i social, né attraverso interviste se sia fidanzata o meno. Una indiscrezione che non ha mai trovato conferma riguarda la possibile relazione tra Chiara ed il suo collega Emanuel Caserio. Molte fotografie l'hanno ritratta insieme a lui ed i due sembravano essere molto vicini, ma non sono mai arrivate conferme. Emanuele è un altro noto volto del Paradiso delle Signore, infatti veste i panni di Salvatore. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il personaggio di Maria Puglisi e conoscevate questi dettagli sull'attrice Chiara Russo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.